Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il sindaco per questo grandissimo invito e ringrazio voi per essere accorsi così numerosi. Ed oggi vi voglio presentare una cosa in anteprima, perché voglio partire dal passato per parlarvi del futuro. E come il Museo Egizio si stia preparando a trasformarsi radicalmente per arrivare a quel 2024 che segnerà il bicentenario del museo. Fra l'altro siamo in un anno importantissimo, il 2022 segna due episodi fondamentali per l'egittologia, uno di cui ricorre quest'anno appunto il bicentenario, la decifrazione dei geroglifici avvenuta nel settembre del 22 con quella meravigliosa lettera a Monsieur Dacier che segna l'inizio dell'egittologia, quando Jean-François Champollion disse al fratello Jétien l'affaire, ho trovato la chiave per tradurre i geroglifici. E da quel momento in poi si dice che la nostra disciplina è nata. E poi invece nel novembre del 1922, esattamente 100 anni dopo, sarà Howard Carter a trovare prima quattro gradini che fanno scendere in una camera ipogea, scriverà immediatamente un telegramma a Lord Carnarvon, che era il suo mecenate, che finanziava gli scavi, e quando Lord Carnarvon a fine novembre arriverà in Egitto, penetreranno nell'anticamera e Carter pronunciò quella frase che ormai è diventata storica, che probabilmente però non pronunciò, ovvero vedo cose meravigliose, non pronunciò perché fu Mace, laureato in letteratura inglese, a cui venne dato l'incarico di scrivere le memorie di cosa era successo in quella campagna. Però tutti sappiamo che quella scoperta archeologica ha cambiato più che altro la nostra percezione dell'antico Egitto, ha cambiato l'idea e il valore, perché è l'unico corredo di un faraone che è stato ritrovato intatto e ci ha fatto capire come davvero la morte per gli egiziani fosse la Vehemmesut, la nuova nascita. E allora per me è un particolare onore essere qui oggi e parlare del fatto che da questo anno, e poi proseguiremo nel 23 ma arriveremo nel 24, il Museo Egizio si sta preparando per celebrare il bicentenario, il più antico museo egizio al mondo. Pensate che il Museo del Cairo, che ebbe una sua prima sede a Boulak, poi fu trasferito a Giza e poi trasferito in piazza Tahrir, aprì con la sua sede a Boulak nel 1863, invece noi apriamo nel 1824. Ma non si può in questo luogo non ricordare che senza Carlo Vidua probabilmente il museo non ci sarebbe. Non ci sarebbe. A me c'è una cosa che emoziona sempre in Carlo Vidua, innanzitutto quando si va a Luxor e si vede inciso nel tempio Carlo Vidua italiano. Siamo nel 19, siamo 42 anni prima dell'Unità d'Italia. E poi quella lettera che lui tramite Prospero Balbo fa pervenire al sovrano dicendo che l'Italia sarebbe stato un grande paese solo se avesse comprato questa collezione, la collezione Drovetti, e disse perché avremo il più grande museo di antichità egizie in Torino, la più grande galleria in Firenze e la più grande raccolta di antichità classiche a Roma. Allora pensate la visione di un italiano ante litteram che capisce quello che forse ancora oggi non abbiamo capito, ovvero che il nostro patrimonio culturale è la nostra colonna spinale, è la base sulla quale costruire il futuro. E allora oggi vorrei, da quella visione che fu lungimirante, da quella visione che poi porterà Carlo Felice a stanziare nel 23 400.000 lire piemontesi, che sono 60 milioni di lire, ma che erano tre quarti del bilancio del Regno di Sardegna, a cambiare la storia di Torino e la storia del Piemonte, a mettere al centro Torino, a farla diventare una delle capitali delle grandi collezioni, delle grandi capitali europee. Infatti, molto spesso i colleghi stranieri mi chiedono ma come mai questa collezione a Torino? Perché non a Roma? Perché non una capitale? Beh, del resto, come sapete, Drovetti aveva cercato in interlocuzioni sia con la Russia sia con la Francia di vendere la collezione, ma la collezione arrivò a Torino. Ebbene, però, noi 200 anni dopo non possiamo fare semplicemente una memoria, non possiamo semplicemente ricordare in maniera retorica quello che è avvenuto, ma per dare davvero ragione a quell'atto fondativo che fu così importante, il museo oggi, forse più che mai, si deve interrogare su quello che
che deve essere il proprio futuro. Come fa oggi il museo egizio a tenere il passo? Un museo che, a differenza degli altri grandi musei italiani archeologici, è un museo concluso. Il grande periodo delle acquisizioni archeologiche sono finite, come sapete la legge egiziana non permette il fatto che arrivino antichità qui, ecco, a differenza di grandi musei archeologici italiani che scavano nel territorio e possono continuare ad arricchire le collezioni. Ma come facciamo noi allora a stare al passo? Come facciamo noi a dare ragione a quell'atto fondativo? Bene, è quello che mi piacerebbe cercare di farvi vedere oggi. 200 anni di storia, guardate la prima, come erano disposte le gallerie, poi nel 1850-1920, questi siamo l'apertura del 2015. Ma abbiamo ancora oggi circa 12.000 reperti esposti e ne abbiamo ancora 28.000 nei magazzini.